Ciao a tutte e a tutti, bentornate e bentornati sul mio canale. Se mi seguite già lo sapete, da quest'anno ho deciso di dedicare il primo video del mese a un tutorial di pittura con gli acrilici per principianti. Sono davvero contento del riscontro che sto avendo, ho notato che questi ultimi tutorial che ho fatto vi piacciono molto e questo mi rende davvero felice perché c'è un grosso lavoro dietro a ogni video che faccio e quando vedo un riscontro positivo questo mi stimola a portare sempre nuovi contenuti, quindi ci tenevo anche a ringraziarvi. Ho deciso di fare dei video tutorial per principianti proprio per fare in modo che le persone che magari sono un po' insicure nel dipingere si possano cimentare nel farlo. Io sono dell'idea che, a prescindere dal risultato finale, il momento della pittura è un momento rilassante e che ognuno di noi dovrebbe provare, a prescindere dal talento o dalla nostra formazione artistica. Ed è proprio per questo che nei miei video tutorial cerco di semplificare al massimo i soggetti e ridurre al minimo i materiali, proprio per renderli più accessibili a tutti. Il soggetto protagonista del video di oggi è un ramo di mandorlo in fiore ispirato ai dipinti di Van Gogh. Ho pensato che potevate apprezzare e che era un bel modo per celebrare la primavera. I materiali che vi serviranno per realizzare questo dipinto sono tre pennelli, uno a punta piatta numero 12, uno a punta piatta numero 8 ed uno a punta tonda numero 3. Dei colori acrilici, nello specifico blu oltremare, azzurro cielo, rosso primario, verde vescica, ocra gialla, terra d'ombra naturale e bianco titanio. Io sto usando quelli della linea My Mary, ma potete usare qualsiasi altra marca purché sia buona e non i colori da supermercato. Vi dico questo perché molte volte usare dei colori scadenti può compromettere totalmente la riuscita del dipinto. E ovviamente un supporto. Io sto usando un cartoncino telato al 100% di cotone, ma potete realizzare lo stesso dipinto su tela, pannello o un foglio adatto alla pittura con gli acrilici. Nella descrizione del video trovate, come sempre, tutti i materiali che ho utilizzato. Metto sulla tavolozza una parte di azzurro cielo, una di blu oltremare e un po' di verde vescica. Intingo il pennello nell'acqua e con questa tonalità faccio uno strato leggero su tutto il supporto. Per questa fase iniziale sto usando il pennello a punta piatta numero 12. Una volta fatto questo strato sottile di imprimitura, posso passare a sovrapporne un altro. Metto sulla tavolozza gli stessi colori di prima, ma con porzioni diverse. Tre parti di blu oltremare, una parte di verde vescica e una parte di azzurro cielo. E se si commette qualche errore, basta aggiungere una piccola tonalità del colore che ci sembra che manchi. Una volta mescolata questa tonalità, aggiungo del bianco accanto, creando così un tono più chiaro e luminoso, ma dello stesso colore. Con la tonalità più scura e lo stesso pennello sporco che ho usato prima, il numero 12, faccio delle pennellate dense nei bordi. Con la tonalità più chiara, invece, riempio il centro del supporto cercando di creare una sfumatura a vignetta dove le estremità sono più scure e il centro del dipinto resta più chiaro. Anche se non vuole essere una copia del dipinto originale di Van Gogh, ma solo una versione ispirata e super semplificata con gli acrilici, voglio provare a riprodurre comunque la tonalità azzurro-verde del cielo, tipica del dipinto di Van Gogh. Cercate di fare una buona sfumatura tra la tonalità chiara al centro e quella più scura al bordo, ma cercate di fare attenzione a non sfumare troppo per lasciare che si vedano le pennellate. Questo darà alla composizione un aspetto più dinamico e ricco e più vicino ai dipinti di Van Gogh dove si possono trovare pennellate dense e marcate. Arrivati a questo punto possiamo aspettare che il nostro sfondo del dipinto sia completamente asciutto prima di andare a dipingerci sopra.
Metto sulla tavolozza del bianco e cambio pennello. Uso il numero 8 a punta piatta, ben umido e diluito nell'acqua. Perdonatemi se non ho filmato le prime pennellate, ma purtroppo la fotocamera aveva smesso di filmare, un piccolo contrattempo che può capitare nel mestiere di fare video su YouTube. Comunque sia, quello che ho fatto è stato fare delle pennellate organiche dipingendo un ramo centrale più spesso che si dirama con rami più sottili. Per suggerire il senso di profondità, cercate di spessire la base in basso del ramo e di assottigliare le parti che salgono in alto. Cambio pennello, uso quello a punta tonda numero 3 e dipingo delle nuove linee organiche sottili che si diramano dai rami più spessi. Per la zona alta del dipinto continuo ad usare lo stesso pennello e fare altri rami sottili. Con lo stesso pennello inizio a stabilire la posizione dei fiori dipingendo delle macchie ottenute con la diversa pressione della mia mano con il pennello. Una volta fatto questo schizzo preparatorio e aver stabilito la composizione, vado a sovrapporre un nuovo strato per definire i rami e i fiori. Metto sulla tavolozza due parti di ocra gialla e un pizzico di verde per creare questo verde pallido con cui dipingere i rami. Con il pennello a punta piatta numero 8, umido ma non troppo bagnato, dipingo delle piccole linee che si muovono seguendo l'andamento e la rotondità del ramo. Quello che faccio è sporcare i rami più spessi con delle piccole pennellate convesse e fare delle linee più delicate in quelli più sottili. Metto sulla tavolozza il verde e, sempre con lo stesso pennello sporco a punta tonda numero 3, sovrappongo nuove linee a quelle precedenti. Quando fate questo passaggio cercate di dipingere in fretta e assicuratevi che le pennellate più chiare fatte precedentemente siano ancora umide, così che questa tonalità più scura che applicheremo dopo si intersechi in maniera del tutto naturale. Aggiungete nella tavolozza al colore verde una parte di terra d'ombra naturale. Con lo stesso pennello definite i bordi dei rami. Questo è un marchio tipico dei dipinti di Van Gogh perché molti di questi erano ispirati alle iconografie giapponesi, dove possiamo trovare dei bordi marcati e scuri. Se volete approfondire l'argomento, sul mio canale trovate un video dove vi parlo di Van Gogh, della sua vita e delle sue opere. Credo sia uno dei video più interessanti che ho fatto sul mio canale e vi consiglio di andarlo a vedere, vi lascio il link sotto in descrizione per poterlo recuperare. Con la tonalità ocra gialla inserisco qualche tocco di luce sui rami e aggiungo qualche piccolo ramo sottile più chiaro. Aggiungo sulla tavolozza un po' di rosso e lo sporco con l'ocra gialla per creare una tonalità aranciata, calda e dorata per aggiungere della luce ai rami. Con il pennello a punta tonda numero 3 faccio dei piccoli tocchi sui rami che voglio far risaltare. Aggiungo del bianco e lo sporco con un po' della tonalità calda creata in precedenza. Con questo colore e il pennello a punta tonda numero 3 faccio delle pennellate dense poco diluite su ogni fiore.
Prendo un po' di verde chiaro, cioè la prima tonalità che ho usato per dipingere i rami, e faccio delle piccole macchiorine al centro dei fiori per suggerire la posizione dei pistilli. Prendo un po' di rosso e lo aggiungo al bianco per creare questa tonalità rosa. Con lo stesso pennello metto qualche ombra rosa per definire i fiori. Metto sulla tavolozza l'azzurro cielo e lo sporco con una piccola porzione di verde e di blu oltremare. Con il pennello a punta piatta numero 8 faccio delle piccole pennellate chiare e dense su tutto lo sfondo. Questo amalgamerà lo stile pittorico e creerà movimento in tutta la composizione. E questo è il nostro dipinto di un ramo di mandorlo con gli acrilici ispirato ai dipinti di Van Gogh. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto o che semplicemente vi ho tenuto un po' di compagnia. Se decidete di seguire questo video tutorial e volete mostrarmi i vostri risultati, potete taggarmi su Instagram. Il link lo trovate sotto nella descrizione di questo video. Se invece volete supportare il mio lavoro qui su YouTube, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al mio canale e magari attivare le notifiche per non perdere nessuno dei miei futuri tutorial che ho intenzione di caricare. Io adesso vi saluto e vi auguro di fare tanta buona pittura. Ciao!